amici di Aurora Channel, in questo video apriremo la stazione spaziale di Olivia. In questo set c'è William, dottoressa Vidia, Julian e Olivia. C'è la stazione spaziale, c'è l'edificio, il razzo. Questa è l'Accademia Spaziale, dove tutti gli astronauti si addestrano. Qua è dove si addestrano gli astronauti. Poi qui c'è un telescopio spaziale. Adesso andremo a montarlo. Le istruzioni sono super spesse. Sono più di 200 pagine di istruzioni. Aiuto! Iniziamo! Lei è Olivia e lei è dottoressa Vaida. Belli questi adesivi iridescenti. Vedete, amici, abbiamo finito questa parte. Sembra un'altalena, sarebbe per addestrare gli astronauti, però a me sembra per far vomitare gli astronauti. Amici, abbiamo finito il primo sacchetto e abbiamo fatto il telescopio con il computer dentro e la macchina fotografica, così lei può fare le foto sulle stelle col telescopio che esce dal tetto e può girare per trovare le stelle. Amici, apriamo la busta 2. Abbiamo montato William con un bel casco. Ah no, questo è di William. William, adesso ti stacco i capelli, ti metti il casco e ti vai ad addestrare. Va a fare via. Ok. Il nostro piccolo sistema solare è pronto. Qua ci sono le porte scorrevoli per entrare e uscire. Qui c'è una pietra preziosa e qui c'è la rappresentazione del sistema solare. Ora facciamo il piano superiore. Adesso, per fare il piano sopra, dobbiamo aprire la busta 3. È pronto Julian, un altro astronauta. Vedete amici, abbiamo finito il secondo piano. Vedete, c'è il trapano, il razzo, la scrivania, il microscopio, un'altra scrivania, le sedioline e il casco. Apriamo il sacchetto 4 per fare il terzo piano. Amici, abbiamo finito di montare la nostra accademia spaziale, con anche le antennine. Qui fuori c'è tutta la rappresentazione del sistema solare. Qua c'è scritto Space Academy, Accademia dello Spazio. Qua le porte. E qua, se entriamo, c'è un altro sistema solare, più o meno, col Sole, la Terra e la Luna che girano, che ti fa vedere come... che quando girano i pianeti, come gira la Terra e la Luna. Qui c'è la scrivania con la tazza, la tastiera e due monitor, un altro monitor, una sedia, e qui c'è la rampa che quando arriva il razzo scende, gli astronauti partono da qui e si mettono sul razzo. Poi qui abbiamo attaccato anche il telescopio. Amici, dopo questa piccola pausa continuiamo il nostro Lego. Adesso facciamo il razzo spaziale e apriamo la busta 5.
Guardate amici, il nostro razzo l'abbiamo quasi finito. Abbiamo finito la quinta busta e non l'abbiamo ancora finito ed è alto quasi quanto l'Accademia Spaziale. Ora partiamo col sacchetto numero 6. Ma se avete visto che ho cambiato abbigliamento più volte, è perché questo Lego, per montarlo, ci è voluto molto tempo, infatti è gigantesco. Questa qua è piena di tagli, è gigante, ci sono meccanismi e ovviamente dovevamo fare anche il razzo. Adesso andiamo avanti. Il mio Space Shuttle è finito. Questo è un braccio robotico che serve per mettere in orbita intorno alla Terra questi satelliti. E qui si apre per mettere personaggi. Ora faremo il trasportatore cingolato su questa base per trasportare questo qui. Gli astronauti si lanciano e si mettono qua dentro. Cioè sì, non si lanciano. Finalmente il nostro Space Shuttle si può affiancare all'Accademia per far salire i nostri bei astronauti, che però devono salire col cibo per astronauti. Io continuo a giocare e noi ci vediamo al prossimo video. Se questo video vi è piaciuto lasciate like al canale, iscrivetevi e ciao!